datato 20 settembre 2014. Mi trovo a Porto Corallo, sulla costa orientale della Sardegna, per la solita battuta di pesca. Lo scirocco imperversa, onda lunga e mare grosso. Ieri qua è stata disputata la prima giornata del campionato italiano. Chissà se questi campioni mi hanno lasciato qualcosa. Ho cambiato gli elastici regalati da un amico. Dice che sono una bomba, vediamo un po'. Provo i primi aspetti, agguatti, non c'è altra tecnica. Oggi si vola. Primo tiro e prima padella. Questi elastici non valgono niente, il tiro era lentissimo, la vedo proprio brutta. Pian pianino mi allontano dalla costa, è troppo mosso. Fuori dovrebbe andare meglio. Altra padella, questi elastici non valgono proprio niente, la vedo proprio brutta. Più fuori un pochino l'acqua schiarisce, ma solo in minima parte. Finalmente lo prendo, ma gli ho sparato proprio da un metro di distanza. Non avevo altre opportunità. Altra padella, vatti a fidare degli amici. Questo fucile non va. Più fuori l'acqua è più pulita e l'onda in profondità è anche meno presente, ma in minima parte. Questo mare me lo doveva aspettare. Guardo il fucile e noto che l'elastico si sta spezzando. Questa è una brutta situazione. Penso che dovrò finire la pescata qua. Col
coltello ho tagliato il primo elastico schifoso e ho legato quello di sotto, facendolo in un fucile normale. Cerco di arrangiarmi. Vediamo un po'. Inizio con gli agguati. L'aspetto non va granché oggi. Poi con questa portata il mio fucile mi darà poche occasioni. Devo tirare da molto vicino. Ma questo cos'è? Un siluro? Lo seguo sott'acqua per non far finire la sagola in mezzo agli scogli e non dargli punto d'appiglio. Finalmente lo prendo e noto che è veramente grosso. Sembra un barracuda tropicale. Con quel fuciletto poi. Ora che ho preso un paio di pesci, incomincio a vedere tutto meglio e continuo con gli agguati. Un fasciato è preso. Sono passate 2 ore e continuo con gli agguati, un po' in ombra, un po' in controluce. Sembra che sia la soluzione migliore. Altro sarago maggiore e vai, con un po' di fortuna. Fino alle planate, guardando in ogni direzione. Una bella corvina all'ingresso della tana. Anche questa presa. Continuo gli agguati, seguendo istinto ed esperienza. Trovo questa corvina, questa spaccatura, ma è piccola. Proseguo l'agguato per guardare nella caduta dei massoni. In lontananza vedo una grossa corvina, ma non ho più fiato.
Scendo per la seconda volta, prima nella parte alta, poi fino agli ultimi scogli per rimanere più occultato. Eccola, una piccola planata lentissima e cerco di andargli incontro. Un tiro senza storia, facile facile. Un'altra bella corvina. Sono passate 3 ore e ormai sono in riva. Un barracuda stile tropicale, due belle corvine, alcuni saraghi. In fin dei conti è andata bene, nonostante il fucile mi abbia dato tanti problemi. Avrei potuto prendere altri 10 pesci, ma penso di potermi accontentare. Alla fine l'arte di arrangiarsi serve sempre.